Come vedete sono io e oggi siamo su una live. Ragazzi, scrivetemi nei commenti su cosa volete fare la live. Raga, eccomi qui. Dovremmo essere in live. Alcune volte cerco il mio canale a caso. Ecco qui. C'è le stanze rotte dal vivo. Ma inizia tipo a buggarsi tutto. Dovremmo essere in live. Ecco, guarda come te lo dico forte. Alcune volte cerco il mio canale a caso. Ecco qui. C'è le stanze rotte dal vivo. Si tipo a buggarsi tutto. Ecco qua. Ti. Ecco qua. No, tu mi piace. Voglio vedere quando ci mette mi piace lì. Si è buggato. Sta facendo una live. Mi scrivo, sono in live. Che
canale. Io faccio questo per dire proprio così. Nell'ai sono tutti i miei foto qui l'hai anche io. Raga, vi ringrazio tantissimo. Raga, vi ringrazio tantissimo per i 31 iscritti. Cosa fai? Mangio i sassetti, lo fanno le persone tristi. C'è ancora Sofia. Marta. Che ti piace ancora? Che state facendo? Siamo perché non troviamo il senso di... Raga, mi è incominciato... No, perché ho torto. Come facciamo a trovare noi stessi? Per trovare voi stessi dovrete... Io vado a controllare i big. Navigate per i fari più pericolosi. Scalare le montagne più alte. Sono io. Siamo in live. Spieghiamo il senso della sua insulsa esistenza. Bravo. Usando una canzoncina allegra. E dove? Quando hai qualche problema la tua sicurezza scema, ricorda l'inserito nel suo vero più sistema. Perde una foglia non è grande più della qua. Faccio un guanto scotch. Vivente sulla terra e la crede che è la grossa. Ma perché tu hai e soltanto pelle d'ossa. Rappende tu qualunque sia il problema che non riesci a sopportare. Se sei grosso ma tu lungo tutto. Anche 250. Che giornata sprecata. Non scopriremo mai il senso della vita. A quanto pare qualcuno l'ha scoperto. La vita non conta la destinazione, ma il viaggio è che non c'è lungo la strada. È la ricerca stessa del senso che dà significato alle nostre vite. Qualcuno che... Ragazzi, scrivetemi nei commenti su cosa devo portare la live. Vado a vedere la live chat, ci sono solo io che ho scritto bella. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi.
Comunque, sono in live. Sì, 10 minuti. Non si bugga di nuovo. Raga, vi ringrazio tantissimo, ma tantissimo, per i 31 iscritti. Vi ringrazio tantissimo. Però se io vado, scrivetemi nei commenti su cosa devo fare la live. Io la vorrei fare su Clash. Io vorrei fare su Clash. Ma fa una commissione e arrivo? Ok, faccio la live su Minecraft. Continuo la serie di Minecraft. Faccio qualcos'altro. Giochiamo online, non lo so. Cioè, non ho capito. Continuo la serie. Sì, faccio su Minecraft. La mia skin. Perché non ho la mia skin qua? Che è successo? Ah, meno male che ci sono i mondi. C'è la nuova skin. La mia skin dove è finita? Dammi la mia skin. Perché non mi dice che non è compatibile? Che cavolo sta succedendo? Dov'è la mia skin? Dai, però basta che il server, basta che il tablet non mi trolla, poi il resto. Non posso neanche più usare la mia skin. Voglio la mia skin. Perché a me dice quella skin non è compatibile con Minecraft? Cosa vuoi adesso? Ok, continua la serie e cerca i diamanti. Va bene. Sempre se troviamo una miniera. Una caverna. Certo, sono arrivata adesso perché c'era un amico. Ecco qui. Ok, di torce quante ne ho? 12. Uno stacco e 15. Ok. Mi porto del legno. Ok, così mi posso, magari mi posso fare. Ok, ho fatto tutto. C'era un po' di. Aspetta. Oggi andremo a trovare diamanti. Però non c'ho neanche un po' di protezione. Ce l'ho un po' di pelle. No. Maestro. Sì, ce l'ho. Un po' di pelle. Ora non ce ne ho abbastanza. Vabbè, non importa.
Ok, ce l'ho del ferro. Dai, del ferro. Allora, sono proprio a zero. Ok, andiamo in miniera. Come mi avete scritto voi nei commenti. Cerchiamo una miniera. Spade di pietra schifosa. Ok. Avete visto? 4 passi per tornare in forma con il coach. Se non trovo una miniera. Ah, già che ci sono prendo un po' di carbone. Vola! Ok, va bene, non importa, poi io direi di usare la legge di Minecraft, noi scaviamo a caso fin quando... Ragazzi, ciao, sono della poltrona. Chi se ne frega? Voglio togliermi. Profilo. Aspetta. Raga, voglio mettermi. Non il salto automatico, perché. Salto automatico no. Ok. Io scavo a caso, non me ne frega tanto, poi costruisco. Piazzo una torcia. Raga, non sento niente. Metto una torcia. Mi sta finendo il piccone. Aspetta. Meno male che ho del legno. Così mi posso creare una crafting. Così magari mi creo anche dei picconi nuovi. Raga, l'obiettivo di oggi... Ok, comunque ragazzi, raggiungiamo i 5 mi piace per una nuova live. Piazzo una torcia. Trovato!
Mi si è spaccato il piccone. Allora, attrezziamoci un po'. Siamo in caverna. Quindi, io mi farei un piccone, una spada, delle torce. Poi, per adesso va. Sono pronto. Ok, ecco qui. Con l'ascia. Ok raga. No. Ok, un ragno. Io a te non ti... No, mannaggia gli scheletri che mi hanno ammazzato 10 volte. Aia. No, sono morto. Perché le porte sono chiuse? E perché non c'è il letto? Perché è tutto invisibile? Che sta succedendo? Porte invisibili. Tutto a caso. Mi ridò, devo riavere la vendetta. Devo avere la vendetta. Dove cavolo è il buco che ho scavato? Non lo so. Si è perso. Eccolo. Meno male. Devo riprendere. Speriamo che non c'è nessuno. Aia. Come diavolo ho scavato? Ecco lì la mia roba. Subito. Vediamo. Tanta roba che c'avevi fra. Cos'è quella? No. Fra, che buco grosso che hai scavato. 60 livelli. Sì? Ok, io mi equipaggio. Ehi! Ok, io mi prendo, mi equipaggio qui, mi equipaggio la spada, poi mi equipaggio il piccone, poi mi equipaggio qui l'arco. E boh. Ah, le torce. La cosa più bella dei mercatini delle voci, che capisci le persone dalle cose che possiedono. Ecco qua. Di questo, per esempio. Qui c'è del ferro e quindi io lo vorrei prendere. Un passamontagna. Non è un passamontagna. Si chiama Banana Club. Lo indossavo per abbruciarmi le labbra e le palle. Già finito. Non l'ho comprato. La gente ama queste cose. Specialmente quei tipi che fanno in banca e dicono mani in alto. Coraggione me ne potevi. Raga, io devo trovare dei diamanti. Altro ferro. Però lì, però saliamo un po'. Ecco qui. Beh, quella maschera non è tanto brutta. Chiediamo quanto costa. Mezzo penny. Ok, ecco un penny. Scusami, prezzo fisso. Mezzo penny. Ascolta, mezzo penny non esiste. È come una mezza frase, quindi non ha... Questa frase non ha senso. Esattamente. Ok, ok, ok. Sei in assoluto. Puoi averla per la metà di metà penny. Ciao. E se prendo anche questo quadro, quant'è il totale? Mezzo dollaro. Ah, va bene, ecco qui. Non avevi 50 centesimi? Vuoi prenderne? Guarda, capo. Oh, guarda il quadro. Ok.
Che c'è? Ah, perfetto. Gio, questo chi l'ha dipinto? Mia mamma! Ok, quando l'ha dipinto? Non lo so, questa roba sta in garage da anni. Ma com'è possibile? È incredibile. Sapete cos'è incredibile? Che ve li do tutti per metà banconota da $7. Un secondo, siamo anche in questo dipinto. Ah, la mia testa vista da dietro è così, sembra un... Siamo sedere dopo la riposizione. Ma che strano, guardate la data, l'ha dipinto mesi prima che accadesse. Quello non poteva saperlo. Beh, la tua reputazione ti precede, amico mio. Quale? Andiamo, sei il tipo a cui piace uscire con la barca, con tutte le vele infuocate, un panino in ogni mano, il mantello sulle spalle e via verso il Valhalla. E che significa? Non lo so, ho esagerato un pochino e ho perso il filo. Beh, io almeno i vestiti me li sono tenuti addosso. Fermo, come mai è accaduto? Ma gli altri quadri non sbagliavano. Guarda, 24 ottobre. E oggi è 24 ottobre! Eva, quanto vuoi per il microfono? $5. Ma fammi faccio! Aspetta un secondo! Lascia, faccio io! Ah, oh, come la carta! Ah! Potassio! Chi è il colpevole? Ho sempre pensato che avrei avuto 15 minuti di fama, non 15 anni di infamia. Anche se la mamma di Gio può dipingere il futuro, tu puoi sempre cambiare. Sei padrone del tuo stesso destino. Sono padrone del mio stesso destino. Il futuro non è scritto, non esiste il fato, ma sono le scelte che compiamo. In realtà è un ottimo consiglio, non so perché lo sto snellendo quando invece è meglio. Aspetta un attimo. Raga, raga, ma che... Ah, questo qui è tutto collegato. Allora adesso... Devo andare da questa parte. Mori male. Madonna, ma quanto cavolo di danno fa questo coso? No. Adesso c'è la bocca di sentendo, sta venendo. Con qua è pronto, dimmi. Ok? Io vado in negozio. Perché non vuoi andare al centro commerciale? Perché la mamma di Gio ti dice il futuro e io finirò l'autostrada con la
Ho detto che sta andando a distruggere l'immaginazione dei figli, per questo farò come dici, andiamo. Dove sei? Questo sì che ha un effetto di fabbrica pericolosa. Ma è nel centro commerciale. Raga, l'unica cosa che ho trovato è stato... Perché con un colpo mi ha ammazzato quello? Scale. Io ho provato ad ucciderlo con la pala. Gianco, che stai facendo? Andiamo, lascio la scarpa. Non porti le scarpe. Lasciamo stare. Pronto, polizia, chiude nel centro commerciale. Ah sì, perché? Perché sta per accadere qualcosa di terribile. Non glielo dico. Invece lo è perché sono qui. E la padrona che devi fare il numero prima di chiamare. Ehi, fermo! Torna prima, scazzone! Che hai combinato? Perché il poliziotto ti segue? Ascolta, mi serve un diversivo! Stavo proprio per il miglioratimo cliente! Ma si manca! Ma si sta riversando nel centro commerciale di Airborne perché il milionesimo cliente vincerà qualche tranello promozionale per riempire il carrello. State guardando il notiziario di Canale 6 dove facciamo tanta notizia sul nulla. Non poteva andare peggio di così, ma non mi dispero, ho un piano. No, adesso niente. Tutto ciò che hai fatto fino ad ora ti ha portato a questo. Quindi non fare niente. Fidati. Ma come? Ti reggisce? Scusa, pensavo ti servisse un altro colpo. Ma cosa? Torna, non ti muovi da qui. Sta arrivando qualcosa. Non senti di morire, anzi, sta... Madonna! Se dovrò essere per forza umiliato sulla TV nazionale, lo farò a modo mio! Ragazzi, mi sto morendo! Ma non ce n'è bisogno, il dipinto non si è ancora realizzato, niente folla! Cioè, quello scheletro mi ha ammazzato 10.000 volte! Sto per iniziare una rissa! Poi c'è il mio personaggio che non lo colpisce! Non so perché non mi si tolgono i 54 livelli. Dove sono? Ma lo uccido quello stupido scheletro. Perché ho permesso che accadesse? Ma no, Gambo, sei tu che l'hai fatto accadere. Come faceva la mamma di Joe a saperlo? Per me la vera domanda è, sarebbe accaduto lo stesso se non avessi visto il quadro? Muori male. Io odio gli scheletri. Il disastro. Sì. Come di cambiare sono qui. Basta sbagliare, è un giorno da scoprire. Stiamo a fare il giardino. Il sabato è carino, ma è scuola il mattino. Ed io comprerò semi di cumino. Niente qua intorno, la gioia tutto il giorno, cantiamo la canzone del buongiorno.
una potenza che solo un po' ne otterrebbe. Dimmi, in che modo lo userai? Al solito, tipo un lettore di QT? No, non può essere usato con solito qua. Dacci provare, vecchiaccio! Cerco di ricucire
altro. Ferma, mamma! Ho vinto una discussione con mamma, è come se avessi segnato un gol di rovesciata sopra una buca. Dani, devo tenerti in occhio. Tanto li perderai. Ragazzi, mi porti? No, lo scheletro. Ah, pronto, e cos'è questa roba? Pronto, no? Dicendo che hai distrutto te e tutti coloro che ami. Che ti ha portato dietro le... Tu sei stato tu a fare tutto questo! Il mio primo nemico! No, mi chiamo sai che la pasta è già sul tavolo. No! Dai, mangi! Ma mi sto guardando sto cartone! E te lo guardi di là? No! Madonna! E Gumball? E vieni. Ma sto guardando il tuo... Non mi fai di mezzo. Togliti di mezzo. Togliti di mezzo. No, dai però. No. Vieni. Franci mio, la pasta è sul tavolo! No! Vieni in braccio, no, togli sì, di mezzo! Prendi e porta a casa! Bello! Facci! Sta suonando mezzogiorno! Che ho combinato! Bro, spagliati! Ti prego, Ross, stai bene! Parla! Franci! Comincia a andare di là un attimo a mettere queste portone. Per favore. No! Comincia a andare! Dobbiamo andare a mangiare! Oh, ma io mi sto guardando questo! Fammi mangiare! Io sto facendo una live! Fammi mangiare di qua! No! No, allora! Io non vado avanti e indietro! No, allora io non vado là! Allora io per le due devo essere al Cirie. Venite a mangiare per favore. Io non voglio niente. Dai. No. Io non mi chiamo più. Ma voglio mangiare. No. No. Porca miseria. Abbiamo lo stesso cartone, finito. Ma lì non è. Sì, alle 18:40. Non. No, nonna, ti vuoi togliere? Non c'è andare a fare, tu che giochi là. Ciao, portati questi. Ah, oh, mi portami il mangiare no. Qua. No. Allora io non vado. È finito, oh. Vai. Vai, bocca. Quindi, andiamo. Quindi, tanto che ci sono. Lo vediamo di là. Ragazzi, allora cambio di... Ragazzi, cambio di programma, adesso andrò... Vieni che mi chiamo il cartone, vieni. Vieni che mi
mettiamo quel cartone che guardavamo di là. Dove sono i cosci? Mamma, sì. Non mangio.